Carissimi, sono Rodolfo e il mio commento biblico odierno si trova in Matteo 18, 21 e 22. Pietro si avvicinò e chiese a Gesù: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette volte? E Gesù rispose: Non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte sette. I farisei insegnavano che si dovesse perdonare fino a tre volte. Nell'opinione corrente della nostra società odierna si parla addirittura di due volte soltanto. Lo esprime il noto proverbio: la prima volta si perdona, la seconda si condona, ma la terza si bastona. L'apostolo Pietro, forse pensando di essere più magnanimo dei farisei, propose sette volte, ma Gesù dice non sette volte, ma 70 volte sette, il che significa sempre. Tuttavia dobbiamo sapere che il perdono può essere solo potenziale o anche effettivo. Il perdono potenziale è un perdono teorico, provvisorio, non definitivo. Se il perdono fosse incondizionato a priori e definitivo, anziché benefici apporterebbe svantaggi a entrambe le parti in causa. Risulterebbe dannoso sia al colpevole sia alla vittima. Infatti sarebbe un danno per il colpevole perché egli non svilupperebbe i presupposti per riuscire a utilizzare il perdono ricevuto per il bene sociale proprio e altrui. Insomma, non ne sarebbe degno e quindi non avrebbe né capacità né volontà di sviluppare un processo redentivo che può innescarsi solo a condizione di un genuino pentimento e una trasformazione positiva. Sarebbe un danno anche per la vittima, per i suoi parenti stretti e per la società, dato che senza il pentimento e la trasformazione il malfattore continuerebbe a operare in modo lesivo e non cesserebbe di risultare potenzialmente pericoloso per tutti. Il perdono, quello potenziale, però, è un dovere morale della parte lesa, l'offeso, e della società nei confronti del malvagio, l'offensore. Infatti il Vangelo di Luca 23:34 riporta le seguenti parole di Gesù a proposito dei suoi carnefici che lo stavano mettendo in croce. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Questa dichiarazione del Signore illustra il perdono potenziale. È il Dio che offre il perdono gratuito, per grazia, a tutti indistintamente. Ma si tratta appunto del perdono potenziale. Altra cosa è il perdono effettivo, definitivo. Infatti approfondiamo il testo di Luca 23 che narra la crocifissione di Gesù affiancato dai due cosiddetti ladroni. Luca 23, da 39 a 43. Uno dei malfattori in croce ingiuriava Gesù dicendo: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!» Ma l'altro lo sgridava e diceva: «Non hai nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto, perché riceviamo la giusta pena per le nostre azioni, ma costui non ha fatto nulla di male». E rivolgendosi a Gesù diceva: «Signore, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno». Ma il Signore gli disse, e qui parafrasiamo la risposta di Gesù per meglio comprenderne il significato: «In verità te lo posso dire oggi stesso, che al mio ritorno tu verrai in paradiso con me». Il versetto che abbiamo letto in precedenza, «Padre, perdona loro», aveva illustrato il perdono potenziale, Dio che offre il perdono gratuito, per grazia, a tutti indistintamente, anche ai malvagi, compreso il cattivo ladrone. Ma in questi altri versetti ora ci troviamo di fronte a due condannati, entrambi colpevoli. Però il primo ingiuria Gesù e non si pente, per cui riceve da lui provvisoriamente solo il perdono potenziale, non quello effettivo, la salvezza eterna. Se Dio lo salvasse lo stesso, egli continuerebbe a delinquere anche nel mondo dei risorti, arrecando danni a tutti i salvati nella nuova terra. Invece l'altro ladrone difende Gesù dicendo al primo ladrone: «Questo supplizio per noi è giusto, perché riceviamo la giusta pena per le nostre azioni, ma costui non ha fatto nulla di male». Dunque, questo comportamento mette in risalto il pentimento del buon ladrone e per conseguenza si evince che egli è degno della salvezza eterna per grazia,
perché nel paradiso, la nuova terra dei risorti, grazie alla sua trasformazione positiva, non sarà più il malvagio di prima. In definitiva, il cosiddetto cattivo ladrone sapeva di essere malvagio, ma continuava ad esserlo, per cui era ammesso solo al perdono teorico potenziale, che di fatto rimaneva per lui lettera morta e perciò non poteva ottenere il perdono definitivo né la salvezza eterna. Il buon ladrone, invece, in virtù del pentimento, otteneva di fatto il perdono per grazia e la salvezza eterna. Tuttavia, il perdono umano dovrebbe essere sempre accordato e avere un carattere potenzialmente bilaterale, perché le due parti della controversia sono paritetiche. I due sono entrambi umani, cioè imperfetti. L'essenza della descrizione di questo concetto è sufficientemente illustrata con una mia poesia dal titolo 70 volte 7. Fratello mio, forse tu non lo sai, o forse sì. Forse l'hai fatto apposta, o forse no. Ma mi hai fatto del male, tanto, troppo. Ho passato notti insonni, piangendo, disperato, meditando vendetta. Poi il miracolo. Fratello, non è merito mio, non è merito tuo, ma ti perdono. Ti perdono perché non posso fare a meno di amarti, e amandoti non posso fare a meno di perdonarti. L'ho fatto, lo faccio e lo farò 1, 2, 7, 70 volte 7. Perciò, fratello mio, perdonami anche tu.